pazzo! Wow, ma è bellissimo! La chiamano la città che muore. E tuo padre fa il sindaco? Sì, l'hanno eletto l'anno scorso. In realtà il paese è di mia madre, mio padre è del nord. Poi quando si sono sposati sono venuti a vivere qui. Paro presepe. Ti piace? Insomma. E questi? Che sono bambini, sa? È per la Pasqua. Ma perché sono vestiti così? Perché stasera c'è la Via Crucis. Ma dai! Ma con Gesù e tutto quanto? Sì. Ah, chi lo fa Gesù? Io. No. Ma veramente? Ti prego, dimmi che lo fai anche quest'anno. Sì, lo faccio anche quest'anno. Ah, oh, ma con la corona di spine e tutto quanto vestito, anche con la barba? Sì, sì, la barba non lo so, però Gesù. È che io adoro Gesù. Non so perché. Ma a me questo stile gotico mi mette... Ma che gotico? No, questo al massimo è medievale. Sì, barocco. Senti, come il nome della rosa, sai, quelle atmosfere rarefatte. Donato, mi raccomando. Mi raccomando che cosa? Niente, niente, stai zitto. Mamma! Eccomi! Siete arrivati, ho finito adesso di preparare le stanze. Scendo, amore. Ah, siete arrivati? Ciao! Ciao! Sei breve! Piccinino mio! Sono i tuoi amici loro? Sì! Piacere, Roberto. Paolo! Benedetta! Roberto, la parola di casa! Sì! Molto, molto chiarino! Grazie! Quanto mi sei mancato! Anche tu! E lui è Paolo! 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 E lei è Benedetta! Salve, Benedetta, piacere! Ben arrivata, Benedetta! E lui è Donato, il nuovo inquilino di Berlino! Piacere! Sei strana. No, ma non si preoccupi, accade. Donato la popa. Giuseppe, Roberto. Vabbè. Entriamo? Sì, vieni Benedetto, ti faccio vedere la casa. È bello qua. Ti piace? È barocco, eh? Barocco. Sì. Ce lo dice lei. Ecco qua. Pronti? Eccolo lì, si presenta anche bene, devo dire, insomma. No, grazie, io non... Non ti piace il coniglio? Sì, certo, sì. Prima che lo ammazzino, gli levino la pelle e gli mettano due olive al posto dei polmoni, sì, lo trovo carino. Ah, allora è un no. No, grazie, scusate. Che cosa ti posso dare da mangiare? Superalcolici ne avete? Ma, beh, c'è il nocino che faccio io, ma... Buono! Ma puoi cenare solo col nocino? Se vuoi c'ho anche la tequila, quella col verme, il verme glielo metto io. È vegana? Non... No, il verme è pesce. No, ma io non mangio neanche il pesce, quindi... Ma non è verme di pesce? Lei ne vuole un po'? Assolutamente sì. Guardi, io cuoio, scuoiato, mangio tutto, non c'è pericolo. Io c'avevo un mio amico che c'aveva la pelliccia di coniglio. Col collo di polenta? Sì, era lui di Milano, abbiamo fatto il mitare insieme, magari lo conosci. Ma no, io scherzavo. Non l'ho mai visto. Ormai, insomma, siamo abbastanza in confidenza, grazie. Forse possiamo anche cominciare a darci del lei. Ma c'è certo, assolutamente sì. Ma cosa ha fatto i polsi? Ah, è... classico infortunio sul lavoro. Ah. Sì. Sai quando legge l'articolo? Infortunio sul lavoro, operaio... Infortunato sul lavoro. Quella cosa là. Stavo guidando la corriera. Che lei di mestiere guida la corriera? Sì, sì, pilota di... Pilota. E niente, quindi stavo guidando, a un certo punto... si fa davanti un'antilope enorme. L'antilope a molfetta. Era scappato un gregge d'antilope dallo zoo di Fasano. Guarda che le antilopi scappano. È vero o no? A Fasano ci sono. Sì, sì, sì. E niente, quindi mi si fa davanti e io non so, insomma, sto così, l'ho preso dalla cosa. Faccio la frena, pum! Aprendo una botta fortissima.
E a quel punto, col polso, sul volante, un dolore, un male cane. E mi sono lussato carpo, metacarp e quell'altro là, come si chiama? La rotula. E la rotula. E l'antilope? Sparita. Ah, sei salvata? Disintegrata sul parabrezza. Non ho trovato una zappa a Foggia. Tu sai. Sì, padre. Antonio mi ha detto che lei è il sindaco, eh? Sì. Complimenti, so che è molto aperto all'integrazione. Non è facile, ma dà soddisfazione, grazie. Lei di cosa si occupa? Io vorrei fare l'attore. Anche lei come Antonio? Sì, 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 infatti ci siamo conosciuti facendo un musical. Hai fatto il musical? No. Sì? Sì, nel senso, sì, però non è che cantavo, cioè, era una parte piccolissima. Anch'io ho fatto una parte in quel musical. Adoro cantare. Perché non le piace il musical? No. Proprio. Cioè, non mi piace proprio il genere, noi siamo qua che parliamo, cioè lui salta coi polsi fasciati sul tavolo, si mette a raccontare delle antilopi cantando. Antilopi! Non mi piace. È la versione gay del teatro, secondo me. Che succede? Oh, oddio! Guarda, Pascala passa guai, mi pare. No, sono pallini. Pensavo di averli tolti tutti. Ce ne sono altri? No, speriamo di no. Questo coniglio qua era particolare, lo dico anche per la signorina. Non è stato facile catturarlo. Scusi, ma lei gli spara i conigli? No, in genere gli corro dietro, cerco di prenderli con le mani, però stavolta ho pensato di sparargli, per cambiare. Papà. Mamma. Io ho una cosa da dirvi. Siamo qua. E vorrei dirvela subito perché credo che sia meglio così. Io sono sceso giù, vabbè, io scendo sempre a Pasqua, ma questa volta c'è un motivo in più, un motivo più importante. Oddio. Ho deciso. Abbiamo deciso. Insomma, non ne abbiamo mai parlato e magari per voi sarà uno shock. Ma noi ci vogliamo bene. Abbiamo deciso di sposarci. Bella, è uno scherzo. Uno scherzo? Come l'antilope? No, l'antilope non era uno scherzo. Scusate se ve l'ho detto così. Non so se c'era un modo giusto per dirvelo. Ma noi ci amiamo e io sono felice. E se sono felice io dovresti esserlo anche tu. Roberto, tutto bene? Tu lo sapevi? Sì. Perché non mi avete detto niente, scusa? Potevate dirmi? Perché non lo sapevo neanch'io, lo stavo capendo e poi non credevo che sarebbe stato un problema. Buonasera. 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 Sono venuto a prendere Gesù. Ah, Gesù! Vatti a preparare, Antonio. Bell'aria allegra.